E ovviamente ripartiamo da zero così tanto per renderla facile. Ma ciao, cioè, no, 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 ma no, ma non vale, ma non vale, no, ma che inizio di merda, dai! Caro il mio Gino, sei piccolino, piccolino come tua sorella Gina, come la tua gemella. Che come sono carini. Ci stiamo letteralmente cagando addosso dal freddo. È molto inquietante, cioè è molto bello vedere tutte le foglie rosse, ma allo stesso tempo sembra tipo che stiano grondando sangue gli alberi. Quindi è molto inquietante come cosa, molto. Cioè persino le rocce sanguinano, porca miseria. Oh ciao piccolo gerboa. Ma perché i gerboa sono tutti di livello basso? Cioè sono tutti livello 1, perché? Ma perché? Anche voi con sti versi, devo diminuire il volume. Perché no, cioè, no, 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 Pegomastax. C'è un Pegomastax, no, 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 non raccogliere roba, fuggi. Fuggi e basta. Ti prego, non rompere le scatole, vedetevela tra di voi. Ti prego, sta per finire la strada, non so più dove andare, aiuto. Stanno seguendo? No, forse no, ok. Aia, 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 cribbio l'infarto. Cribbio l'infarto che mi è venuto. Piragna maledetto, ti odio. Porca miseria. Mi è venuto un infarto. Eravamo praticamente a riva. Non me l'aspettavo. Ma guarda che fighe ste piante. Ma sono molto carine. E di nuovo ci danno sempre la stessa roba. Però sono molto carine. Peccato che non abbiano dei semi particolari. Magari per farle crescere. Ci potevamo fare una casetta col giardino con tutti i fiori. Magari ci installiamo qualche mod che ci permetterà di farlo. Perché no, perché no. Ah, là c'è lo spino, non voglio neanche sapere di che livello è. Voglio fuggire da qui il più velocemente possibile. Oh, guarda! Palme, palme, dove ci sono palme c'è spiaggia. Dove ci sono palme, in teoria, dovrebbe esserci un po' di spiaggia. Ma guarda che bei colori! Cioè, a parte tutto, ha dei colori stupendi sta mappa, mi piacciono tantissimo. Noi abbiamo fame, ma non c'è neanche un dodo da uccidere. Ci dobbiamo accontentare dei funghetti. C'è pieno di Procopter. Sta correndo, c'è un raptor. Vai dall'altra parte. Ah, no, 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 lo porta verso di me. Lo porta verso di me, maledetto. Maledetto. No, 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 ti prego, insegui lui. Continua a inseguire lui. No, sta inseguendo me. Sta inseguendo me. Maledetto raptor. Dai, Procopter, non sei un po' fetecchio, però. Ma dai, stava inseguendo il canguro. Ma perché se l'è presa come... Livello 121. Oh, ok. Aia. Fa ancora più male quando è il livello più alto. Aia. Ok, direi che possiamo provare la prossima zona. Oh, totalmente inesplorata. Neanche per fare le mie prove di grafica. Quando provavo a giocare su Crystal Island mi è rimasta sul groppone sta cosa che non sono riuscita a giocarci fino ad oggi, sappiatelo, se non si fosse capito. Ok, proviamo nella zona sud-ovest. Oh, dodo, ho visto un dodo. Ho visto un dodo. Aspetta, dodo, dodo, oh, cos'è? Cos'è quella roba là? È una viverna, no? È una viverna. Ma è bloccata? Oh, è bloccata! No, oh, oh, aspetta, 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 aspetta. Ma mi attacca? Oddio, non me lo ricordo. Queste erano... Allora, le viverne di base sono cattive. Questa però mi sembra una viverna strana. Tipo una viverna albina. Cos'è? Una viverna di cristallo? È bloccata però. Ascolta, al massimo sarà una figata farci uccidere. Non importa, noi avviciniamoci. Wow! Oh no, no, non si sta incacchiando per ora. No, guarda che meraviglia. No, si è sbloccata. No, aspetta. Aspetta, vieni qua. Vieni qua, dove vai? Sei bellissima. Ma non mi attacca. Non mi attacca. Però sta attaccando roba. La vedo che cerca di afferrare qualcosa. Si è di nuovo bloccata. Ok, tu sarai una meraviglia da catturare in questa zona. Si blocca ogni 3 secondi, è stupendo. Che livello sei, scusa tizia? Livello 16. Femmina di viverna di cristallo tropicale. Ma è bellissima! Ma è bellissima! No, vabbè, non vedo l'ora di... Non vedo l'ora di averla. No, vabbè. No, scusate, rimarrò a guardarla per il prossimo quarto d'ora perché è una meraviglia, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimissimo. Ciao. Ciao. Oh, che bella. Che meraviglia. Ok, mi piace molto, mi piace molto. Ora torniamo ai miei dodo, che vorrei iniziare a cucinarmi un po' di carnina, così magari Gino non ci muore ogni 3 secondi di fame. Oh, bellina anche sta zona, però. Cioè, ora sta piovendo ed è un... Forse sta anche facendo notte. Fa vedere.
Sì, sì, si sta facendo notte. Di notte non combineremo un granché. Però mi sembra carina come zona. Non vorrei dire una fesseria. Aspettiamo che si faccia giorno, dai. Cerchiamo di sopravvivere fino alla mattina. Così magari ci esploriamo questa zona in santa pace, appunto, con la luce. Anche se sti cristalli mi sa che stanno emanando tanta di quella luce che, vabbè. Oh, guarda, già col tramonto si vede qualcosina in più. Sta per smettere di piovere, ok. Forse non serve aspettare. Nuvoloni, ve ne andate per cortesia. Wow, cioè per la prima volta che decidiamo di arrivare al mare, ovviamente il diluvio, e poi quando finalmente esce il sole si sta facendo notte, perfetto. Ah, ci sono le lucine come su Dissenter. Oh, molto love love. È bellissima sta zona. Oh, sono molto indecisa su dove fare la prima base, ragazzi. Allora, vediamo di farci un piccone, perfettissimo. Vai, piccona tutto, dai che si sta facendo notte. Sale grezzo. Tanto sale grezzo, perché tanto sale grezzo? A che servirà il sale? Non vedo l'ora di scoprirlo. Dodo. Ciao, piccolo Dodo. Così ci accendiamo un bel falò e cerchiamo di sopravvivere almeno questa prima notte sulla nuova mappa. Vabbè. Oh, finalmente abbiamo un po' di carnina. Mangia, piccolo Gino, mangia. Oh, guarda com'è carino Gino vestito. Ci mette un pochino a caricare le texture, ma quando finalmente ce la fa, che figaggine. Allora, vediamo di salire ancora un pochino qua. Ah, facciamo un po' di vita. Sì, vai di vita, vai di vita. Ma già tutta sta roba ci sta sbloccando. A parte l'inizio traumatico, sta andando stranamente, incredibilmente bene. E chi si lamenta, per carità, chi si lamenta. Allora, questo direi che possiamo anche mettercelo, scusa. Già che ci siamo, ecco che ci piace tanto. Ma guarda come siamo super bellissimi. Guarda Ginetto com'è bellino. No vabbè, il piccolo esploratore, sembri Dora l'esploratrice versione maschile, sei carinissimo. No, ma guarda che bellissimi questi fiori di notte. Si illuminano, sono stupendi. No, anche i funghetti. Ma aspetta, sono allucinogeni? Non capisco. Fa vedere, ci proviamo. No, ma no, sono decorativi, non li posso raccogliere. Ah, sono solo funghetti decorativi. E invece queste le posso raccogliere? Sì, queste sì. E mi dà... Ah, sono fiori rari. Questi invece no, non li posso raccogliere, ma sono molto molto belli, molto luminosi, molto stupendi. E invece questi bioluminescenti li posso raccogliere, per lo più mi danno fiori rari. Perfetto, ok. Oh, vorrei tanto vedere quella viverna che abbiamo visto prima adesso con un po' di buio, deve essere una meraviglia. Peccato che se n'è andata. Sarebbe stato fighissimo. Ok, allora il piano è questo. Adesso ci guardiamo un attimino con la luce del sole questa zona bellissimissima, ma molto rapidamente. Vorrei riuscire a prendere dei cristalli per potermi fare il binocolo e dare un'occhiata anche alle bestie che ci vediamo, che ci troviamo intorno. Così anche da lontano possiamo dare intanto un'occhiata ai livelli, magari. Guarda, c'è la viverna! C'è la viverna di ieri, ma che bellina! Sarà quella di ieri? Non lo so. E lì c'è uno spino, che bellino. Ma che bellino. Ok, allora facciamo che mi serve assolutamente il binocolo. Voglio iniziare a dare un'occhiata alle bestie. Che saprei ad esempio che livello, se è la stessa di ieri. Non che cambi niente nella vita a saperlo, però mi fa comodo. Dodo, aspetta che ci becchiamo anche i Dodo. No, che bella quella viverna, la voglio andare. Oh, aspetta, che c'è anche lo spino. Se lo spino se ne resta dalla sua parte, io mi avvicino. Mi avvicinerei molto. No, viverna, ma... No, aspetta. No, viverna, aspetta, torna qui. No, niente, sta andando a fanculare, mi sa. No, niente, vabbè, ok, niente. Stavo scherzando. Ciao, Dodo! No, aspetta, lancia. Ciao, Dodo, scusa, mi serve la pelle, mi devo fare il binocolo. Ma che livello sei, 1000.000? 108, porca miseria. Optero, perfetto. L'optero è la seconda parte del mio piano. Perché una volta che siamo riusciti ad arrivare al livello 38, ci manca un pochino, ma ho intenzione di craftare un bel po' di roba in modo da... viverna. Voglio craftare un bel po' di roba. Ciao, per arrivare in fretta al livello... Bella, ciao, aspetta che non voglio colpirla per sbaglio. Oh, no, vabbè, la meraviglia delle meraviglie.
La voglio assolutissimamente. Maledetti compi. Maledetti compi. Porca miseria i compi. Porca miseria i compi. Ok, dicevamo, cristallo, saliamo di livello, ci prendiamo l'ottero, ci facciamo un giro decente dell'isola e poi iniziamo a costruire assolutissimamente una base con la Osocraft. Ok, ci rivediamo tra un po' quando ho trovato i cristalli, sono sfuggita ai compi e riesco a salire un pochino di livello. Ok, allora per voi sarà passato solo un brevissimissimo istante, in realtà per noi sono passati un bel po' di giorni. Ho deciso di piazzare un piccolo accampamento di fortuna, ma proprio tanto di fortuna, nel senso che è una fortuna che stia tutto ancora in piedi, e in questa zona della mappa, perché è molto molto carina. Inoltre di notte è tipo tutta illuminata, cioè non c'è mai la notte, non so perché, c'è sempre un bagliore leggermente luminoso che arriva da non ho capito dove, non mi sembra dai cristalli, però può essere in effetti. Inoltre è molto tranquilla, quindi direi che come zona per raccogliere roba all'infinito e salire un pochino di livello, direi che è stata appunto un'ottima scelta. Ci siamo presi anche un parasaurino che ci ha aiutato un pochino con la ricerca delle risorse, in modo che appunto potessimo raccogliere roba. Ciao carino, ciao bellino. Poverino, per farlo addormentare l'abbiamo preso a colpi di pietre con la fionda e non è stato un bellissimo incontro, ma poi è finita bene, vero Ciccio? Ci siamo fatti anche il nostro fantastico binocolo, finalmente, così possiamo iniziare a dare uno sguardo un pochino più in lontananza. Vabbè, per ora non c'è niente di interessante, ma non importa. E ci siamo anche fatti il vestitino in pelle, guarda che carino, guarda che carino. Siamo arrivati al livello 30 e al livello 38 possiamo sbloccare la sella per l'ottero. Dunque, il mio piano adesso è quello di morire ancora una volta, forse due, non lo so, e spuntare in un'altra zona della mappa così tanto per dare un'occhiata. Nel frattempo raccogliere roba e salire pian piano di livello in ogni zona, così appunto arriviamo a 38. Poi ce ne torniamo a Ki, ci prendiamo uno dei 1000 ptero che ogni tanto sbazzicano in questa zona. Cosa c'hai? Fame, ginetto? Sì, aspetta poco. Ce ne prendiamo uno e ci facciamo un giro decente dell'isola, cioè un giro un pochino dall'alto e non solo da terra, che non è proprio il massimo. Allora, ora ginetto si denuda, molliamo tutto qui, tanto poi potremmo... Grazie per la caca proprio in faccia, al centro dell'inquadratura. Dicevo, tanto poi qua noi abbiamo un lettuccio, anche un saccapelo là dietro, e quindi possiamo respawnare in questa zona quando ci pare, cioè appena moriamo, intendo. Ok, il nostro ginetto è nudo come Ark l'ha fatto e siamo pronti ad andare a suicidarci da qualche parte qua intorno. Io mi sa che so già come voglio far suicidare ginetto, mi sa che ho già un'idea. Mentre raccoglievo risorse qua in zona, ora non ricordo esattamente dove, c'era uno squalo alfa che io vorrei farmi uccidere da lui, così giusto per morire con un pochino di onore, ecco, e non farmi ammazzare dalla prima tartaruga che passa. Forse era qui, lo sai? Sì, forse era qui. Vediamo poco. No. Sì, eccolo! Ah, che ansia! Lo so che ci stiamo andando a suicidare volontariamente, ma la cosa mi mette comunque inquietudine! Guarda com'è brutto! Non so il livello, sinceramente, ma non importa, è alfa ed è brutto, aiuto! Addio mondo crudele! Livello 116! Megalodonte alfa, livello 116! Vabbè, ragazzi, cioè, tra tutti i 1000 modi che ci sono di morire su Ark, uccisi da un megalodonte alfa, livello 116, sinceramente ci fa giustizia, ci fa onore. Allora, vediamo dove possiamo andare, in questa zona nord-est. Sì, sono curiosa, andiamo qua. Sono molto carini questi alberelli tipo rosati. No, vabbè, non sono ciliegi ovviamente, ma sembra tanto quegli alberi di ciliegio in fiore. Oh, che meraviglia. Ho sentito un verso brutto. Oddio, cos'era? No, non vorrei dire una cacchiata, mi sembravano gli Tyrannus. Oddio, forse no. Dove? Oh, vedo roba rossa. Cos'è? No, aspetta. Cos'è quella? È il culo di qualcosa incastrato nella roccia. E poi c'è un'altra bestia qui che non so cos'è, aspetta. Ah no, ok, un rino. Lì c'è una bestia alfa incastrata con la testa nella roccia. Quanto metallo. No, è un carno alfa. Si è sbloccato. Aiuto. No, dai, aspetta. Ce l'hai con me? No, ok, non mi ha visto. Ma cavolo, proprio quando mi sono avvicinata ti sei dovuto sbloccare, vero?
Cosa? Con chi ce l'ha? Triceratopi contro, aspetta. Contro tigri, ma vedo le tigri insanguinate e invece i triceratopi mi sembra se ne stiano fregando alla grande. Mi azzardo ad avvicinarmi allo scontro. Sì, guarda, ci va giù la tigre subito. Guardala come ci è andata giù, ciao. Ah, dannazione, non sto riuscendo a trovare pietre da raccogliere per poterci fare un falò. No, dai, non moriamoci di fame e di freddo, che tristezza. Ah, qui c'è neve. Ah, allora c'ha ragione il piccolo ginetto ad avere freddo. Aspetta, ci allontaniamo poco a poco. Ah, ok, di là c'è la zona tutta rosata. Si sta facendo notte, di già, o sta per piovere. Ok, zona rosata, laggiù neve e anche di qua neve, bene. Questa è zona molto fredda, ok, direi che no. Nonostante sia molto bello tutto questo rosa, apprezzo veramente tantissimo la cosa. Non mi sembra il caso di farci la prima base qua, decisamente troppo freddo. Ci stiamo morendo, no dai, che tristezza. Non mi posso fare almeno ammazzare da qualche bestia? Cioè almeno che la nostra morte non sia vana. Diamo da mangiare a qualche creatura col nostro cadavere, no? Siamo quasi morti, ce l'abbiamo quasi fatta! Ta-dan! E proviamo la parte ovest. Ah, ok, carino, anche qui carino. Guarda che cristalli bellini, sono diversi dagli altri. Ce n'è di tanti tipi di cristalli, devo capire se hanno un significato o no. Allora, anche sta zona, volendo, è carina. Però è un po' uguale a tante tante altre zone di Ark, ecco, anche di altre mappe. Non per sminuire la cosa, va benissimo, però mi sa che torniamo dove abbiamo il parasauro e ci facciamo la prima base lì, perché è molto molto carino quel posto, mi piace tantissimo. Dopodiché andiamo a conquistarci la zona con gli alberi rossi, che era molto carina. Guarda, Ginetto, te la faccio semplice. Ci buttiamo giù da qualche parte, vediamo, forse basta questo. Ebbene sì, e ce ne torniamo a casetta. Cioè casetta, vabbè, a quelle quattro piattaforme messe in croce. Ok, torniamo qui perché è la zona che mi piace di più. No, usiamo il letto. Sacapelo ce lo teniamo da parte per altre occasioni che non si sa mai. Tipo, vedi, un Optero livello 121 schifo non fa. Schifo non fa. Stanno bazzicando tutti qua intorno alla base. Ma io mi sa che quasi quasi me lo piglio già. Sì, ascolta, tanto ci siamo già craftati tutto. Ok, dai che questo ci piace, molto carino, anche tutto rosa. Ok, perfetto. Ancora? Davvero? Quante ne servono? Di solito ne basta uno o due. Ok, no, ci ho perso una freccia. Vabbè, ci ho perso una freccia. Riesco a recuperarla? Sì. Ok, dai, e ci abbiamo già l'Optero addormentato, quantomeno. Quantomeno è già addormentato. Le posso riprendere le bola? No, non volevo fare questo. Volevo riprendermi le bola. No, non ho fatto in tempo, dannazione. E l'Optero già ce l'abbiamo. Dai, che manca poco così. Voglio andare a fare un giro dall'alto su quest'isola. Guarda che meraviglia. Mi sa che ci metterà un pochino. Non come il parasauro. Ci ha messo un attimo il parasauro. Allora, questa è una femminuccia. Ma sai che nell'attesa, se per caso dovessimo beccarci anche un maschietto in zona, io mi farei anche già la coppia. Perché no? Perché no, voglio dire. E dai, ma davvero non atterrano altri ptero qua? Guarda, là ce n'è. No, venite per di qua. Ptero, vieni per... No, va dalla parte opposta, bene. Forse si avvicina. Fammi vedere, già che abbiamo il binocolo, sfruttiamolo. Un maschio 112! Un maschio 112, ti prego, vieni di qua. Ti prego, vieni di qua, ho già la femminuccia che si sta per svegliare. Per ora è addormentata, ma ti giuro che sarà pronta per quando arrivi tu. No, ti prego, vieni qua. C'è un castoro là. Oh, ottimo, visto che dobbiamo costruire con la Osocraft. Ci servirà assolutamente un castoro per raccogliere la legna. Se riusciamo a inquadrarlo come al solito, no, di qua. Ah, livello 16. Ah, che peccato. Che peccato, però magari ce n'è altri in zona, magari ce n'è altri. Non disperiamo. L'Optero è sceso! L'Optero è sceso su quell'isolotto, ci riuscirò a salire? Ci riuscirò a salire? Non lo so. No, mi sa di no. Mi sa che non è fatto per salirci questo... che bello! No, Optero! No, ti prego, torna giù. Ma guarda che bellino che sto fondale!
Oh mio Dio, è stupendo! Oh, la meraviglia. Ok. Ok, assolutamente super votata questa zona per fare la base. No, manta. No, manta no, magari. Aspetta, aspetta, fammi salire qua. Ci riusciamo? Sì. Ah, sento l'optero. Sento l'optero che è di nuovo atterrato qui. Vi prego, fatemi salire. Non so come ce l'abbiamo fatta. No, Aptero, torna giù, torna giù. No, dannazione. Guarda, dai, 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 dai. A terra, 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 terra. Aspetta, aspetta, no, 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 no. No, no, l'ho spaventato io. Non mai che lo prendo da qui. No, poi finisce in acqua. Porca puzzola. Dai, forse riatterra. Forse riatterra. Ok, preso. Preso, preso, preso. Ah, proprio nell'occhio l'ho preso, poverino. Scusami, abbi pazienza. Sono una brutta persona. Ho perso, ok. E abbiamo anche il maschietto. Aspetta, fammi prendere tutto. Allora, io ho poche baccucce da darti. E non ho praticamente carne. C'ho un po' di carne cotta, gli andrà bene? Ah, aspetta. Ok, stai fermo qua. Che punto del cacchio però, dove prenderlo? Sto isolotto è una rottura di scatole da raggiungere. L'altro mio, dov'è l'altro ptero? Per di là? Oddio, non sono sicura. Dannazione. Oh, è bellissimo. Questo fondale è super bellissimo, davvero. Ah, ok, ok, dai, linea d'aria non è tanto lontano. Il nostro accampamento è lì dietro e lo ptero è di là, ok. Ok, ora ho capito come arrivarci facilmente senza fare tutto il maledetto giro. Allora, ci serve carne fresca. Abbi pazienza, Dodo, ci serve carne fresca. Dove sfuggi? Dove sfuggi tu? Ma che verso brutto che fanno, però mi fanno un po' di pena. Finalmente i nostri due ptero si sono addomesticate, ma guardate che bellini. Noi siamo saliti al livello 34 e adesso non ci manca che andare a raccogliere un botto di chitina, quindi dovrò andare a trucidare tante tante tartarughine, così ci possiamo fare la sella, saliamo di livello appunto trucidando tartarughe e appunto prendiamo tanta chitina, ci facciamo una bella sella per lo ptero e poi andiamo in giro per i cieli di questa meravigliosa mappa. Allora, finalmente abbiamo terminato di trucidare tartarughe, abbiamo tutta la chitina che ci serve, mamma mia, ci è voluta l'eternità di sempre, e ora ci craftiamo un'infinità di frecce per riuscire finalmente a raggiungere il livello 38, perché ci manca veramente uno sputo per raggiungerlo. Festeggiamo, festeggiamo, finalmente abbiamo tutto il materiale che ci serve e soprattutto abbiamo raggiunto il livello 38 e finalmente possiamo farci questa beneamata sella. Oh, finalmente, finalmente, allora aspetta, 165, no, la femminuccia era più alta, la femminuccia. Sì, finalmente possiamo volare, possiamo volare. Oh, abbiamo subito sete, così Ginetto ci rovini il primo volo in questo modo. Che tristezza, siamo anche un po' troppo pesantucci, va? Aspetta che ci togliamo anche un po' di roba di dosso. Ok, ora dovremmo essere decisamente più leggeri. E via! Vediamo com'è questa mappa dall'alto. Finalmente, finalmente. Sono ore, ore e ore. Tante, tante ore che gioco per arrivare al livello. E direi che ne vale la pena, dai. Ah, mi devo ricordare la stamina. Mi devo ricordare la cacchio di stamina dell'optero, che non dura una mazza. Oh, ma che bello, lì ci sono cristalli viola, azzurri, arancioni. Wow. Di là mi sa che abbiamo la zona desertica. Aspetta, 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 la voglio andare a vedere. La voglio andare a vedere subito. Ma che belli questi cristalli. Aspetta che voglio... Aspetta, scusa. Ora andiamo nella zona desertica. Volevo fare prima un test. Allora, voi mi date sempre cristalli normali o qualcosa? No, non mi date niente? Ma davvero siete solo decorativi tutti? No, dai! Ma non puoi esserti rotta, non ti stavo manco usando! No, niente, questi sono tutti decorativi! C'è un ciove, aspetta, 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 aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Maledetto serpente, non l'avevo visto! Maledetto! Cioè, ma quindi sono tutti solamente decorativi questi cristalli? Ma che tristezza però. Speravo che mi dessero qualcosa tipo di particolare, di speciale. Sì, sì, di qua c'è la zona desertica. Ok, praticamente abbiamo quasi tutti i biomi. Quasi tutti. Lì c'è un raptor. Ciao raptor. Sarai una delle nostre prossime prede, sappitelo. Giusto per curiosità, che livello sei? Che livello? No, non riesco a vedere il livello. Non riesco. Ma dai, lo sto inquadrando.
Cioè, se la prende anche con lo scorpione? No, con lo scorpione. Raptor 79. Raptor. È finito il raptor. Cacchio. Ah, è là dietro, ok. Che cammina sull'acqua. Abbiamo il raptor che cammina sull'acqua, livello 79. È però. Fa vedere se abbiamo l'attrezzatura. No, non abbiamo una mazza di attrezzatura. Ok, no. Sarà per un altro giorno. Vabbè dai, anche sta zona non è male. Alla fine l'acqua, cioè, che bello. C'è uno scheletro gigantesco. Che figata, adoro quando fanno queste cose. Ok, no, da sta parte decisamente è troppo desertica. Davvero troppo, troppo. Sta finendo la stamina. Sì, aspetta, me lo ricordo. Dicevo, da sta parte è troppo desertica. Però per di qua dove c'è l'acquetta è molto carino. Allora, fare la base nella zona dei cristalli azzurri, questa zona qui dove abbiamo preso gli ipteri e tutto il resto, sinceramente non mi dispiace. L'unico lato negativo è che ci sono poche creature. Cioè, nel senso, mi sembra che sia una zona molto semplice, quindi ci sono solo dodo, tutte bestie erbivore per lo più. Ogni tanto un dilo, ma proprio uno o due. Quindi non lo so, la vedo un po' più difficile poi per andare a prenderci le altre bestie che ci servono per raccogliere i materiali. Facciamo che ci facciamo un giretto veloce della zona, appunto, qui con i cristalli azzurri e cerchiamo... c'è uno spino! Altro che era zona con solo erbivori, aspetta, c'è uno spino. Spino, tu non c'eri prima? O forse non siamo passati per di qua? Uno spino livello 121. Allora, lo spino mi fa gola, tanta gola, però, ripeto, altre bestie... Vabbè, c'erano i castori, abbiamo visto un castoro, ci sono i tech! Ciao Parasauro Tech, come sei bello! C'è la viverna di notte! Guarda quanto è bella di notte! Guarda quanto è bella la viverna di notte! Oh, guarda che meraviglia, è tutta sbrilluccicosa, stupenda! Guarda che si va a piantare anche tra gli alberi. Mi sembra di aver letto che è ad addomesticamento passivo. Però se si pianta così va alla grande. Ma vabbè, guarda che bella sta mappa in notturna. Che cosa spettacolare. Mi piace da morire. Va bene ragazzuoli, allora mi sa che per questo episodio la finiamo qua, perché per riuscire ad arrivare a sto livello e prendere gli ipteri e tutto il resto sono in gioco da in partita da mille miliardi di milioni di ore, però sono super super soddisfatta, ma super 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 soddisfatta, perché ora finalmente ci possiamo muovere volando su quest'isola meravigliosa. No vabbè, guarda la luna che figata. Allora, direi assolutamente che la prima base ce la faremo in questa zona, perché mi piace assai, e poi piano piano andremo ad esplorare le altre zone per conquistarle tutte quante. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao!